è molto importante parlare di scienza ed etica e del suo futuro. A Napoli quest'oggi presentiamo la rivista e faremo poi la nostra riunione del comitato. Beh, perché Napoli è una città indubbiamente molto complessa, anche contraddittoria, ci sono aspetti di grande sofferenza, è una città in cui esiste indubbiamente anche una difficoltà causata dalla presenza di criminalità, eccetera. Però è anche una città di grandissima cultura, è una città in cui persone che provengono proprio da questa cultura partecipano ai nostri lavori, insomma, e quindi io credo che sia estremamente appropriato quando si parla di scienza e quando si parla di etica. Beh, la cultura è rigorosamente, è molto profondamente intrecciata. La Fondazione Umberto Veronesi presenta a Napoli, sceglie la nostra città per presentare i suoi lavori e per dare l'avvio ai lavori di elaborazione della terza edizione della loro rivista scientifica. Per noi questo è un immenso onore, un immenso orgoglio, possiamo testimoniare quindi la grande forza dell'identità dei nostri percorsi, tendenti al bene comune, tendenti alla centralità della persona umana affinché la vita di tutte e di tutti possa essere sostenibile nel rispetto della vita stessa. Il nuovo numero della rivista scientifica semestrale promossa dal Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi è stato presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, uno strumento nato 2 anni fa per fornire nuovi, più approfonditi ed autorevoli strumenti teorici per affrontare tematiche di rilevanza etica e sociale. Fra i temi che saranno trattati, il concetto di post-verità e le sue implicazioni per la scienza e la vita politica, l'etica della ricerca nelle scienze sociali e umane, il recente sviluppo degli uteri artificiali e le implicazioni morali e giuridiche dei nuovi percorsi per il recupero dei tossicodipendenti. Fondazione, abbiamo una redazione scientifica che aggiorna quotidianamente il nostro portale, che è fondazioneveronesi.it, dove ad esempio si possono trovare tutte le informazioni riguardanti la salute, riguardanti i risultati della ricerca, perché oggi la ricerca è in grandissimo fermento e consente di trovare ogni giorno nuove terapie per tante malattie, quindi anche per i medici diventa difficile essere aggiornati, per questo lo strumento della rete può essere preziosissimo.